in due parole voglio che tu mi racconti cos'è accaduto dall'uscita di questo disco, cioè quando il sogno si è concretizzato. Dall'uscita di X Factor, poi è uscito l'EP Cuore Scoppiato e è partita una promozione, ho fatto dei piccoli live, chitarre e voce, ho fatto la data zero del Cuore Scoppiato live tour al Foro Orario di Reggio Emilia, la data è andata benissimo, sono molto contenta, sì. Antonella, tu usi Twitter per consigliare un brano al giorno ai tuoi fan. Qual è la prossima canzone che consiglierai ai due secondi? Guarda, mi viene in mente una canzone che ho portato ai provini, Apologize di Timbaland. A Radio Italia sono musiche italiane, è perfetto. Infatti, perché... No, è perfetto. Te la do anche in italiano. Dammela. Te la do anche in italiano. Sì. Amami di Jovanotti. Ah beh. Voto ad Arisa da 1 a 10. Da parte mia, beh, 10. Certo, con lode, va bene. Ok. Tutti i pezzi del mio cuore scoppiato. Non ci penso ma onestate perché scopre quello che amo di te. Il tuo sedere, il tuo sedere, i tuoi fianchi e l'inverno mi manchi. Voi volete assolutamente avviare, anzi avete già avviato il processo di modernizzazione della musica. Vi chiedo di definirci cos'è antico. Diciamo che è un assioma perfetto, cioè l'antico sta al moderno come il moderno sta all'antico. Cioè non potrebbe avere il moderno senza l'antico, e questa è la verità. Fuori con i fuori come Bach, aromaterapia, alla farmacia, sempre preferito l'erboristeria. Tengo il respiro, due minuti che voglio provare a fare una domanda seria. Vai, provo. Vai. Proprio per questa attenzione al look. Non pensate che ci si possa distrarre dalla musica? Uno dei nostri motti preferiti assolutamente è non fare mai pandan. Oltre a distrarre con look, noi cerchiamo di stordire lo spettatore con gas di cui lui non si accorge. E quindi inizia e finisce il concetto e dice: oh ma bravo, eh? Nato dall'altra parte del mondo, partito, viaggio intradito, portaporto, qualcosa lo scordo sempre, pensando fosse caldo a darmi l'umore. Il vostro giudice era Elio, anche a voi devo chiedere un voto da 1 a 10. 10 più come i Polli Amadori. Fate come un applauso per favore, grazie. Amo l'estate perché e non vedi che sto piangendo, che se ne accorge non sei tu, tu sei troppo distratto. Pensi che crescendo ti appassionerai di più alle parole e diventerai una cantautrice? O no, o non lo vedi questo futuro? Sempre sì, però mi piacerebbe insomma imparare a scrivere dei bei testi. Ovvio che ovviamente la musica alla fine è la base di tutto, però secondo me con le parole dai un messaggio ancora più profondo, quindi mi piacerebbe tantissimo imparare a scrivere bene. È perché non ne sento più il calore, ne vedo il colore. Tu sei stata quella che al provino, proprio il primo momento, mi ha colpito in maniera pazzesca. Come può rischiare un rock del genere che oltretutto non le appartiene? Quindi raccontami quel precedente. La fase del casting prevedeva comunque la preparazione di 6 brani. Mi hanno affidato Robert Plant, io ho detto oddio adesso cosa faccio. Però alla fine è andata bene, ma neanche io pensavo in realtà che mi venisse fuori così. Non mi rivedrai più. Questa sera sei tu il giudice e quindi un voto a Simona Ventura da 1 a 10. Si è preparata un sacco secondo me per fare il giudice di X Factor quest'anno, quindi le darei proprio 10. E non volermi male adesso se non ti riconosco. Musica. App. RadioItalia.it. Social. Live. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.